I personaggi del racconto, un Giovanni dagli occhi penetranti, due discepoli meravigliosi, che non se ne stanno comodi e appagati all'ombra del più grande profeta del tempo, ma si incamminano per sentieri sconosciuti, dietro ad un giovane rabbì di cui ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante. Ecco l'agnello di Dio. Un racconto che profuma di libertà e di coraggio. Dove sono incastonate le prime parole di Gesù? Che cosa cercate? Così lungo il fiume, così 3 anni dopo nel giardino, donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello che ci definisce. Noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito. Cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi in ascolto. Non vuole né imporsi né indottrinare. Saranno i due ragazzi a dettare l'agenda. La domanda è come un amo da pesca calato in loro. La forma del punto di domanda ricorda quella di un amo rovesciato, che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla luce cose nascoste. Gesù, con questa domanda, pone le sue mani sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il desiderio. Che cosa desiderate davvero? Qual è il vostro desiderio più forte? Parole che sono come una mano che prende le viscere e ti fa partorire. Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? Dietro quale sogno cammini? E non chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare in sé, ritornare al cuore. Reditus ad cor dei maestri spirituali. Guardare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, sono parole di San Bernardo, accosta le labbra alla sorgente del cuore e bevi. Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete. Il Maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello che Gesù è venuto a portare, non teorie, ma vite in pienezza. E vanno con Lui. La conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù, passare da Dio come dovere a Dio come desiderio e stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter passare il resto della vita in pigiama sul divano di casa. Forse questo è il peggio che ci possa capitare, sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, quelli dei primi passi cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta roccioso e selvatico, a non fermarsi, ad andare e andare ancora, a muovere in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore.